taglio del nastro a Piano Marina, dove l'amministrazione comunale ha inaugurato la pista ciclopedonale che collega il quartiere al confine con Senigallia al centro di Marotta. La cerimonia è iniziata con la benedizione del parroco Don Egidio, che ha di fatto ufficializzato l'impianto. Il sindaco Nicola Barbieri, accompagnato da assessori e consiglieri, ha fatto da apripista per un primo giro inaugurale. Una inaugurazione importante proprio qui nel quartiere di Piano Marina, un collegamento che permette a tutti i cittadini di Piano Marina di raggiungere in sicurezza Marotta Centro. Poi in futuro ci saranno anche altri collegamenti laterali che permettono a questo percorso di raggiungere via Primo Maggio e via 25 Aprile e poi via Berlinguer, quindi all'altezza del sottopasso Togliatti. Vogliamo realizzare una serie di reti ciclabili che possano collegare l'intero territorio comunale, e questo è un altro tassello che portiamo a compimento. Quanto ci è voluto per ricostruire questa ciclabile? Ma è stata dura, perché abbiamo dovuto fare gli espropri con i privati, abbiamo dovuto portare avanti una trattativa con il gruppo Sodico, ed è un'opera importante che migliora sicuramente la viabilità e la mobilità sostenibile all'interno del territorio comunale e migliora la qualità della vita dei residenti. Il progetto realizzato prevede un tratto di circa un chilometro che collega Via della Luna a Via l'Europa, passando per Via del Sole. È un percorso voluto da anni, chiesto da anni da tutti i cittadini, quindi siamo molto contenti di essere riusciti ad arrivare a questo risultato. È un percorso ciclopedonale, strutturato quindi ad un'unica corsia, doppia corsia di marcia per le biciclette, una corsia per i pedoni, è colorata di rosso. Inoltre è tutta dotata di una illuminazione LED di ultima generazione, che consente quindi un passaggio sicuro e ben illuminato anche di notte. La pista è anche dotata di paline informative, con l'intento di unire anche l'aspetto culturale, ricordando l'aeroporto che durante la Seconda Guerra Mondiale sorgeva proprio in quell'area. Infatti sarà possibile ripercorrere la storia grazie a pannelli fotografici permanenti che sono stati installati lungo il percorso. Il progetto dimostra l'impegno della Giunta Barbieri per lo sviluppo della mobilità sostenibile, tant'è che l'amministrazione ha ottenuto dalla FIAB la bandiera gialla con le due bike smile, con cui vengono insigniti i comuni ciclabili, tenendo conto dei parametri come infrastrutture urbane, cicloturismo, governance e comunicazione e promozione.